altro, era un altro mondo, perché la gente oggi riesce a capire poco, però effettivamente sono non passati secoli, però se io ricordo, lei deve ricordare una cosa che non credo che sia, a volte, io lo giuro, non so se l'ho sognato o l'ho visto. Io da bambino, no, io ho 60 anni adesso, per cui non è che parliamo di 2 secoli fa, sarà stato il 58, il 58-60, ecco, mio padre riceveva l'omaggio vassallatico. Che è una cosa che se oggi le dice, se siamo, non eravamo né in Sicilia, eravamo qui, nelle piene dell'Emilia, benestante, tutta gente che stava bene, e facevano il lavaggio dei piedi sotto il pozzo, quel pozzo che c'è ancora adesso, sulla panca che c'è ancora adesso, la donna più antica, vecchia di età del paese, che in quell'anno mi ricordo era la figlia, era la nonna della Paolina attuale, che era. Il marito faceva il bergamino, stava dove c'è la rocchetta adesso, veniva e lei aveva il diritto di lavare i piedi del papà e la signora un po' più giovane, che mi pare si chiamasse Enrichetta allora, aveva il diritto di asciugare, dunque, premettendo che era gente che stavano benissimo perché i figli avevano già messo delle attività per cui stavano, avevano delle imprese, per cui, e mio padre non è che si veniva, si sedeva lì e con questa ruota tirava sul secchio, tirava via le calze e facevano questo lavaggio. E lui gli diceva: ma smettila, Enrichetta, basta, facciamo finta perché tanto è una cosa. Vuole offendermi? Io ho il diritto, che sono la più vecchia del paese, di darle l'omaggio vassallatico. E la deve asciugare. Allora diceva: lavate, ma io faccio il bagno tutte le mattine, fate pure il lavaggio dei piedi. Il lavaggio dei piedi era una tradizione che si faceva solo quando mio padre arrivava qui a passare le vacanze e basta, era una cosa così. Sembra una roba fuori dal mondo, ma non era fatto col concetto servile, che era una cosa che potrebbe sembrare. No, era vantato come un diritto che ci tenevano molto di più loro di quanto non teneva mio padre, che doveva stare lì a un quarto d'ora a farsi fare questa scena. Come si guarda un'altra scena per me da film, noi dovevamo andare in vacanza, quando partivamo per andare via o per arrivare. O per andare, ma c'era l'abito che bisognava avvertire, allora tutti, la gente del paese veniva a salutare lungo l'uscita. Allora io mi riuscivamo, mi ricordo questa Alfa 1009 con tutte le valigie, con 2 o 3 macchine che andavamo in mare, eravamo tanti, uscivamo con i camerieri, le macchine, un traffico da matti. E tutta la gente aspettava lì, poi adesso erano molti saluti, tirava via il cappello, e io passavo e dicevo: papà, vedi questi qui che ci guarda, cosa è questo, come sono, ci salutano tutti. Lui dice: sì, dice, sapessi quanti accidenti ti stanno tirando, perché la mamma li ha fatti aspettare mezz'ora, continuava a dire che era pronto, eravamo in loro, sono da mezz'ora che aspettano qui, adesso noi passiamo e ci tirano tanti di quegli accidenti. Però se uno ci pensa oggi a una roba del genere, uno dice: questa è una roba del film di Fellini, girato comunque se non meno nell'Ottocento, Sì, il ma era Gattopardo. il 60, La eh? Ma il Gattopardo. Gattopardi, un piccolo, era un Gattopardo del 60 Sì. in Emilia-Romagna, perché Emilia bisogna Romagna. considerare che siamo in una zona industriale, Certo. va bene, noi con tradizioni forti agricole non si discute, però restava che la gente, ripeto, queste signore che stanno qui non è che erano lì poverine mendicanti, erano gente che stavano benissimo, difatti attuali figli sono quelli della Ghisone che hanno messo imprese, che avevano imprese di camion, che ha fatto, quindi erano il nonno della Paolina, il marito che facevano i muratori, avevano delle imprese, stavano, però se, la Paolina se lo ricorderà ancora perché me lo ricordo io, adesso anzi un giorno glielo chiedo meglio perché io giuro che delle volte dico io sognavo. Una cosa che ho sognato, penso che è difficile sognare una roba del genere perché la vedevo, ero lì, ero Infatti, bambino, infatti. ero abbastanza capace di arrivare, non avevo neanche No, 2 mesi. una logica.